Il tema è quello del radon, gas naturale radioattivo e dei relativi effetti biologici. Il radon può essere presente in diversi ambienti chiusi e la prolungata esposizione allo stesso potrebbe aumentare il rischio di ammalarsi di tumore polmonare. La Regione Puglia, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Nazionale Radon, ha stilato un elenco di luoghi che vanno monitorati, come gli ospedali, gli uffici pubblici, gli aeroporti, le scuole. Il progetto Radon è stato portato avanti da alcune ricercatrici del Politecnico di Bari attraverso il laboratorio AF Lab e ha potuto contare sul convinto sostegno della CISL Scuola Puglia. Il bando Living Lab della Regione, nell'ambito del programma operativo 2014-2020, ha fornito l'opportunità al gruppo di ricerca per candidare il progetto che mira a sensibilizzare anche coinvolgendo direttamente i cittadini, soprattutto i più giovani. È una collaborazione importante, ma quello che è importante è che ci sia uno studio, una ricerca rivolta a tutelare la salute e la sicurezza dei giovani nelle scuole. E il fatto significativo è che questa ricerca sia condotta dalle donne, prevalentemente da donne, quelle donne che tra l'altro occupano nella maggior parte dei casi i posti da docente e che seguono i nostri figli. Quindi pensare alla donna che segue, cura, educa in prima persona i ragazzini e che al tempo stesso si preoccupa con ricerca scientifica e con studi approfonditi di tutelarne la salute e la sicurezza, credo che sia veramente un valore aggiunto significativo per questo territorio. Sicuramente la presenza del gas radon nelle scuole c'è nelle scuole ioniche, c'è nelle scuole della regione, più propriamente, maggiormente nelle zone del Salento potremmo dire, così come c'è in tutto il territorio nazionale. Sicuramente è opportuno che gli operatori, i dirigenti scolastici siano ben informati, al di là di quello che prevede la norma, che è una norma molto chiara che risale al 2010, su quelli che sono gli adempimenti, ma ci deve essere informazione rispetto a quelli che sono i rischi reali, concreti, e non quelli così magari dichiarati dalla norma. Il progetto Radon è stato lanciato dalla Regione Puglia nell'ambito del programma InnoLabs. Il programma InnoLabs è una medaglia che la Regione Puglia ha, avendo con questa opportunità finanziata su fondi locali ma anche europei, spinto sia la ricerca che la formazione dei giovani e in questo specifico caso anche un servizio alla collettività, delle scuole, degli uffici, di tutti i lavoratori. Il progetto Radon ha la particolarità di essere un progetto di divulgazione e non un progetto scientifico, ne abbiamo altri scientifici di rilevanza anche mondiale. In questo caso il nostro obiettivo è l'informazione degli utenti, a cominciare dai 5-6 anni della scuola elementare a finire alle persone anche più anziane che abitando in bassi o addirittura sotto il livello del suolo potrebbero avere problemi dal radon. La particolarità, ripeto, è la sensibilizzazione dell'utenza, non tanto trovare la soluzione tecnologica, economica o altro, quanto sensibilizzare, generare nell'utente la consapevolezza che anche ciò che non si sente, come il gas radon, che è assolutamente inodore, insapore, trasparente, può essere pericoloso e con precauzioni, dalle più semplici, come aereare gli ambienti, alle più complesse, quella di mettere sensori, può trovare banale soluzione, però bisogna conoscerlo. Si tratta di un progetto che ha una caratterizzazione femminile. Sono infatti tutte donne coloro che hanno partecipato dando contributi differenti, tutti assolutamente importanti. Noi le abbiamo avvicinate ai nostri microfoni. La donna si approccia sempre più a questo ambito, diciamo, grazie al divario proprio che si sta sempre più chiudendo tra uomo e donna nel mondo del lavoro. Grazie al fatto proprio che all'interno proprio della famiglia c'è la condivisione proprio delle responsabilità, quindi non pesa più solo sulla donna o solo sull'uomo, e anche per il fatto che l'innovazione tecnologica ha realizzato delle nuove forme professionali e quindi anche dei lavori più flessibili e quindi a vantaggio della donna nel mondo del lavoro. Io sono una biologa, ho svolto subito l'esame di abilitazione all'ordine e sempre nel 2009 poi ho svolto anche un master sulla bonifica di siti contaminati, ed è stato proprio così che mi sono avvicinata al mondo della ricerca. Sono medico competente e medico autorizzato, quindi mi occupo di radioprotezione
protezione dei lavoratori. Sono un dirigente medico della direzione sanitaria del Policlinico, dove svolgo anche attività di tipo igienico-sanitaria. Il mio ruolo è di risk management, quindi diciamo, copro un po' il campo lavoratori e utenza per quelli che sono i rischi ambientali. Sono architetto, abilitata e designer e svolgo la libera professione. Sono impegnata nella ricerca perché sono docente nel Politecnico di Bari, corso di laurea in disegno industriale e magistrale in industrial design. Sono assegnista, dottore di ricerca in progettazione architettonica. E ho anche avuto esperienze lavorative nella scuola come docente. Sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari e attualmente collaboro in un esperimento di astrofisica delle alte energie che si chiama Serenkov Telescope Array, CTA, con supervisore il professor Giglietto. Io sono una ricercatrice presso il Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, e sono laureata in matematica e quindi come attività di ricerca e didattica mi occupo di matematica applicata. Sono laureata in matematica, ho dottorato di ricerca in matematica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e mi occupo di tecniche matematiche per l'estrazione di conoscenza da grandi quantità di dati applicati sia in ambito biomedico e medico che in generale tutti i contesti reali come le immagini satellitari o le immagini in generale. Sono una biotecnologa, dottore di ricerca in genetica umana e assegnista di ricerca al Politecnico di Bari. Sono una docente a contratto e traduttrice in ambito scientifico settoriale. Mi occupo di ricerca nell'ambito delle migrazioni, in particolar modo sto scrivendo una tesi di dottorato che si occupa di diritto delle migrazioni. Sono una designer e studentessa attualmente del corso di laurea magistrale in industrial design e il mio corso di studi e le mie esperienze conseguite in questi anni mi hanno permesso di indagare i nuovi metodi di apprendimento relativamente alla ricerca e alla progettazione di nuovi prodotti, come ad esempio la realtà aumentata. Prima con la laurea conseguita in design industriale, la laurea triennale e attualmente con il percorso magistrale di industrial design, sempre al Politecnico di Bari. Mi sono avvicinata al mondo della ricerca grazie a questo progetto, grazie al quale ho avuto la possibilità di confrontarmi con ricercatrici e comunque avere un approccio a 360 gradi con molte discipline di studio. Qual è stata finora la tua esperienza nel mondo della ricerca? Il mio ruolo nel progetto è quello di coordinare con le competenze specialistiche, perché poi sono specialista in medicina del lavoro, ultimo ma non per ultimo, quelle che sono i rischi professionali tra ambiente di lavoro e poi in ambiente di vita, gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e in questo caso il gas radon può essere classificato cancerogeno per l'effetto ionizzante. Per me la ricerca è tutto, nel senso che non si può fare a meno di ricerca, almeno nella mia professione, essendo architetto e designer, ho esigenze di rispondere a quelle che sono le esigenze dell'utenza in termini ambientali, in termini di comfort, di benessere, e quindi per poter rispondere a queste esigenze innanzitutto bisogna comprendere anche la trasformazione in cui la società sta andando, quindi quelle che sono le trasformazioni in atto, e comprendere allo stesso tempo dal punto di vista tecnico, scientifico, quali sono le nuove tecnologie, i nuovi materiali, i nuovi processi, sempre con un occhio appunto alla sicurezza e alla salvaguardia dell'ambiente. Io mi sono approcciata all'attività di ricerca durante il periodo di tesi magistrale in cui ho effettuato misure di radioattività ambientale.
Tutte le competenze che ho acquisito e conoscenze durante i miei anni di ricerca, a partire dalla mia tesi di laurea, mi consentono di ottimizzare e di progettare dei rivelatori che ci consentono di andare a misurare la radiazione ambientale, che è costituita da particelle cariche, quali particelle alfa e beta elettroni, e anche raggi gamma. E quindi, diciamo, questa conoscenza di base mi può permettere di andare proprio a rivelare quelle che sono le radiazioni che sono emesse dal radon e dai suoi figli, perché il radon si trasforma tramite dei processi e quindi i suoi figli a loro volta emettono queste radiazioni. Per me la ricerca è un mix di fattori, quindi amore per lo studio, curiosità, tenacia, e quindi queste componenti le ho già riscontrate durante il corso dei miei studi, quindi già quando frequentavo il liceo scientifico ero particolarmente appassionata agli esercizi di matematica e quindi poi decisi di approfondire questo studio proprio con il corso di laurea. Poi ho scelto il dottorato di ricerca, ho vinto un concorso da ricercatrice a tempo indeterminato all'Università di Lecce e poi tramite trasferimento sono arrivata al Politecnico di Bari. Ho trovato un ambiente molto dinamico anche dal punto di vista scientifico, con tanti contatti e interazioni anche con i colleghi, e in effetti ho incontrato il professor di Lecce che mi ha coinvolto in ben due progetti, tra cui quello sul radon, e quindi lì appunto sto dando il mio contributo. La mia esperienza nella ricerca inizia, diciamo, sin dalla laurea magistrale, in cui ho sviluppato appunto una tesi di analisi di dati di tipo genomico. Ho iniziato a approcciarmi alla ricerca iniziando il dottorato di ricerca, che ho concluso lo scorso marzo, e durante questi 3 anni appunto ho preso varie strade, ho analizzato vari aspetti della matematica, ho effettuato anche un periodo di studio all'estero in Belgio di 8 mesi, dove ho sviluppato proprio un modello di estrazione di conoscenza, un modello matematico per estrarre conoscenza da grandi quantità di dati. Poi ho trovato la possibilità di studiare il radon e studiare delle tecniche matematiche che potessero spiegare l'influenza del radon e come il radon potesse incidere nei contesti reali. Ho, diciamo, approcciato immediatamente questo problema. Già dall'università sono stata molto interessata a quelle che sono le terapie avanzate nel campo della medicina in generale e della genetica nello specifico. Tant'è vero che ho partecipato e vinto un concorso per la Scuola Europea di Medicina Molecolare e ho fatto circa 8 anni di ricerca preclinica presso l'Istituto Teleton di Pozzuoli. Ciò che mi piace è la possibilità, diciamo, dello sharing di informazioni che ti permette la ricerca. Nel momento in cui un lavoro è valido e ha dei dati certi, viene pubblicato. Pubblicandolo è pubblico appunto a tutte le persone del mondo, e quindi la ricerca è un'attitudine ad avanzare nelle informazioni. Io posso in qualsiasi momento approcciare a un qualsiasi tema e sapere la ricerca all'avanguardia, cioè qual è l'ultimo risultato. Tutti un po' si può essere ricercatori, è un'attitudine di vita, anche negli approcci quotidiani, e c'è chi lo persegue poi attentamente, insomma, e mantenersi sempre aggiornati, avere un approccio innovativo per ogni problematica. Poi ognuno ha la propria specializzazione, la mia è nella genetica umana, nelle malattie genetiche, e di recente al Politecnico mi occupo poi dei danni del DNA dati da radiazioni ionizzanti. Ho cambiato in qualche modo aspetto, mi sono riciclata, però ho mantenuto comunque la mia attitudine di ricerca, mi sono reinformata, ovviamente sono partita comunque da delle basi, comunque ero pratica di DNA ed altro, però mi sono riciclata e ho potuto applicare in generale.
Insieme al gruppo di ricerca F-Lab ho iniziato proprio un percorso di studio sulla sensoristica ambientale, studiando sensori allo stato solido, sensori semiconduttori che andavano proprio a monitorare delle grandezze, delle concentrazioni relative agli inquinanti atmosferici. Il sensore allo stato solido è un sensore che si basa su reazioni di ossidoriduzione e in base alla concentrazione del gas varia un parametro fisico che viene poi convertito in un parametro di concentrazione proprio relativo all'inquinante. Quindi diciamo, mi sono avvicinata proprio al mondo della ricerca in questo modo. Nell'ambito del progetto Radon mi sono occupata mi occupo proprio dell'interdipendenza proprio del sensore che rileva il radon, influenzato a sua volta da molti parametri, vedere l'interdipendenza delle varie grandezze con i sensori di radon, quindi relativa alla concentrazione poi del radon, perché essendo un aspetto un po' trascurato, ovviamente poi si ripercuote sull'errore poi dello strumento e quindi della concentrazione effettiva del radon negli ambienti indoor. La ricerca per me, insomma, è importante perché mi ha permesso di studiare e avvicinarmi a delle cose a me prima sconosciute, perché facevo soltanto delle traduzioni di tipo scientifico in ambito accademico. Poi ovviamente l'appetito mangiando mi sono avvicinata alla ricerca e ho cominciato anche a lavorare nell'ambito delle piattaforme learning e a fare anche degli articoli scientifici da autrice sia in ambito nazionale che internazionale. Per me la ricerca è stato questo che mi ha permesso di addentrarmi dalla porta laterale, però poi è stato bello perché ho conosciuto gli sforzi che si fanno via via e quanto bisogna studiare, perché non si smette mai di studiare per poter arrivare agli obiettivi. Nell'ambito del progetto Radon mi è interessato, appunto, grazie alla mia esperienza nell'e-learning e nei social network, come è possibile diffondere la conoscenza di questo rischio dell'esposizione al progetto Radon anche attraverso i social network, proprio perché figli del web 2.0 che hanno messo l'utente al centro dell'attenzione, non è più un utente passivo che riceve le informazioni, ma è lui che costruisce la conoscenza e quindi in grado di diffondere attraverso canali abbastanza immediati quali social network un problema così importante come l'esposizione al gas radon. Io in particolare mi occupo di design, sono professore di design a questo Politecnico e in questo ruolo il compito che ho assunto nell'ambito del progetto insieme al team, il gruppo di design che all'interno del progetto, ci occupiamo di connettere le diverse esperienze, le diverse esigenze del gruppo di ricerca e poi della comunicazione degli esiti di questo progetto alle comunità sensibili che sono esposte ai rischi che derivano dal decadimento del gas radon. Siccome sono sempre stata appassionata di tematiche migratorie, ho deciso di utilizzare questo mio interesse per rispondere su basi scientifiche a quelli che sono gli stereotipi che ruotano intorno alla figura del migrante, e quindi ho deciso di studiare in questo ambito in modo da poter rispondere in maniera anche circostanziata a tutti quei luoghi comuni che gravitano intorno ad un argomento che è di grande interesse. Il mio approccio alla ricerca è stato spontaneo e derivante un po' da quelle che sono la mia precedente formazione umanistica e anche piacevole rispetto al tema da noi affrontato in quanto il progetto Radon ha una spiccata valenza sia sociale che dal punto di vista ambientale. In particolar modo io e il mio team di ricerca abbiamo trattato un nuovo metodo di apprendimento da parte dei bambini di età compresa dai 6 ai 14 anni mediante un gioco interattivo con l'ausilio della realtà aumentata con il fine di poter educare i bambini di oggi che saranno poi cittadini
cittadini del futuro, e quindi con l'ausilio del motto di imparare giocando. Io ho trattato la logica del gioco partendo prima da una ricerca di tipo sullo stato dell'arte dei giochi da tavolo già esistenti e una ricerca utente per poter inquadrare quale fosse il linguaggio e i termini più idonei da adattare e da utilizzare con i bambini di questa età. L'avvicinamento alla ricerca è dovuto soprattutto alla mia volontà di conoscere e di curiosare su questa tematica, la tematica del gas radon, che ritengo sia una tematica a livello ambientale abbastanza rilevante per la salute di tutti i cittadini e di tutta quell'utenza coinvolta. Infatti il mio contributo all'interno della ricerca è quello di tentare di migliorare la qualità di vita di tutte le utenze che sono coinvolte nei territori a rischio e non solo. Con le mie colleghe abbiamo affrontato il progetto più nella pratica grazie alla progettazione di un gioco da tavolo, il quale viene aiutato nella comprensione dei bambini attraverso la realtà aumentata. Questo ci ha dato la possibilità di studiare le teorie di comunicazione e le teorie di gamificazione, le quali possono aiutare i bambini ad un apprendimento a 360 gradi, non più, più tradizionale ma più innovativo, grazie al cellulare con il quale il bambino può inquadrare la carta con la quale gioca. Grazie alla realtà aumentata viene aiutato il bambino ad un approccio più diretto e meno tradizionale, quindi può apprendere più facilmente rispetto a una lezione teorica, comunque un gioco da tavolo più statico, e può portare a casa questa esperienza e dare a più bambini o comunque ai genitori un apprendimento più completo.